No, vabbè, una lode, bellissimo. Una lode, perché non si può andare al Sanremo dopo il primo giorno con la canzone. Ma da chi poi? A lui. No? Quindi questa cosa dell'eliminazione, che non siamo tornati, non c'è. Allora, là, canta i pezzi, poi, due canzoni, quindi due canzoni sono eliminate. Aspetta, due canzoni però delle quali una verrà eliminata in corso d'opera dalla solita giuria, da più giurie, e quindi ogni cantante rimarrà fino a sabato con la canzone che poi parteciperà. È una cosa peraltro non nuovissima, no? Perché Fazio rispolvera in Sanremo degli anni 50, quando si andava con 9-10 canzoni interprete. Nilla Vizzi, sì, sì, no, tu arrivi. Nilla Vizzi ne ha portate 10, una edizione non ha vinto, perché poi quando fai gli altri 10. No, sto scherzando. E poi, insomma, voglio dire, è evidente che all'artista piaccia l'idea di rimanere fino a sabato. Garantisce anche che molti di dei cosiddetti super big vadano con Fazio, perché no, Paoli, quegli altri che non vengono perché tanto non mi eliminano. Però questa gente qui, guardali bene, questi stanno tutti sul salottino, su un salottino, uno unico ampio, a casa sua, e stanno di là perché c'è eliminato, perché devono mandiamo gli sms, facciamo vincere Emma, facciamo queste cose qua. Io devo qui angelico. Ma vince Emma, ragazzi. È sempre buono. È sempre buono. Vai. Sai che Emma ha ritrovato l'amore? Altro ieri, improvvisamente ha detto adesso sono tornata a farmi parte del cuore dopo, tu sai che era successa una cosaccia, no? Ma come no? Quello, il ballerino. Come no, non ho letto, no. Però quando gli ha dovuto dire cose, bene, non è che ha cantato Calore, ha cantato Bella Sezzani, ma perché non ha cantato Calore che erano altri soldi? No? Ma perché la fa comunque, non preoccuparti, se io non fa sempre la stessa canzone ogni anno. La prossima. Hai controllato i video su YouTube delle canzoni che fanno Calore con... No, ho perso di vista quella cosa. Ti sei importante. No, mi ci sono divertito un attimo. Hai contato tutti gli introiti che derivavano da... Li continuo a contare. Capito come fa questo sordido individuo? È cioè questo che faccio l'artista, sennò come lui non andare a lavorare. Che lavoro avessi fatto? Non ci ho mai pensato. No, perché prima parlavamo lavori illeciti. Ah, allora aspetta. Cioè, prendiamo subito una parte, quelli erano semplici. Scavalchi, dice scavalco. Sì. Paesaggio di pongo. Ecco, bravo. No, sicuramente avrei fatto, sì, ecco, ma infatti ma sono sempre pronto, Ponghista. Sì, sì. Ma infatti sono anche socio fondatore di una bellissima associazione che sta a Trastevere, che si chiama BC5. C'è una scuola per illustratori, ma io chiaramente, voi magari direte pure per sbaglio, ho scelto la musica. No, perché fare animazione, ho degli amici che vanno a vedere, io faccio sempre, no, i video col pongo, non è che li faccio poi solo io, ho una serie di amici con cui collaboro da anni, facciamo un sacco di cose insieme, loro lavorano, fanno la Ballarò, ai cortometraggi, ai film, sono 20 artisti anche su due. Ci vuole tempo, pazienza per fare due. Sì, anche perché le animazioni proprio fisiche poi. Ma stanno 12 ore al giorno, 14 ore, 16 ore chiusi a fare, quindi in realtà io ho un periodo provato a fare tutte e due le cose. Cioè a suonare, a fare, per esempio l'ultima cosa mi hanno chiesto la copertina, mi hanno chiesto di fare la copertina dell'ultimo disco di l'Orchestra di Piazza Vittorio. E sono la cifra. No, gli ho chiesto un sacco di soldi e infatti non mi hanno fatto niente. Non è che pure... Ma capito, non la cifra. Cioè, mi hanno chiamato, oh sai, ho chiesto cazzo, ho capito, ma siete 14, uno è piano, tutti quei strumenti strani da fare col pongo. Ma che sta fatto? Massimo, c'è una mega funk, se lo perdi qua, però... L'ultimo che fece, chi era? L'aveva chiesto per Sarno. Non si ricorda, capisci? Lui ormai... Mi sono portato a Frankie Energy, uno.
non è che era facile orecchiare così, era un bellino, l'importante è non fai le donne, non fai i capelli lunghi, le cose, non ti comodi, fai delle cose lunghe, e li mette tanti, perché poi non si piacciono. Non si piace, le donne si impongono, non si piace, ma anche io faccio tutti i fatti, cioè, no? Caratterizzi. Sì, mi piace, la mia visione del mondo è questa, vedo tutto come... Ungaro. Vedo tutti gialli, no? È così, tutti ungari con le occhiaie. Vuoi vedere con Vuoi vedere con il mondo, regala un capolavoro? Vuoi vedere allora, quando mi spilla, il telefono del Marco Ronini, non ci credo che tu ci hai entrato la suoneria con Ronini di Pongo. Shock, ma pare la faccio sotto di Pongo, anche di piccolo. Ma loro lo sanno? Sì, sì, lo sanno. Ah, no, ma lo saranno anche dimenticato, però c'è una cosa anche più importante, che non sta rispondendo. Modifica. Ma che ragazzino? Che ho facendo? Non so, cioè, bagnato un po', capito? Io lo so sospetto. Era tossico, il adesso c'è il Lido, perché hanno scoperto che il Pongo faceva male. E può farti poi dopo, no? Uno dice le cartine, no, è il Pongo che poi ha... Ecco, attenzione, perché mi metto seduto. Aspetta, Cornigli di Pongo, Cornigli di Pongo, con la sega, se non c'è presente, ce l'abbiamo presente. Vedere, vedere Niccolò? Sì, sì, a questo punto sì. Come hai fatto a vedere i capelli? Ho meno occhi di capelli. Vedere Niccolò? Ma certo. Vedere Niccolò, ma che siamo in diretta? Certo che siamo. Ma prenditi pure il tuo tempo. Ma intanto rinuncio a fare un paio di canzoni. Per Niccolò, tra l'altro, che è cortese, insomma, sto preparando, no? Con Niccolò e Pietro. Copi. Stiamo facendo con Niccolò, stiamo facendo Fabi, Stile e Nash. Fabi, Stile e Nash, in cui prendi, andiamo a suonare tre chitarre acustiche, tre voci, tutte armonie, sentiamo i Queen, di una cosa incredibile. Andiamo a finire, poi dopo un po'. Dove andiamo a finire? Qua. Mi piacerebbe pure un po' la cifra. È così, è un momento adesso non ce la faccio. Ecco, questo è di coppa, di i più lontani pagano a metà. Io me l'ho dimenticato che eravamo in diretta, se no questo sketch me lo tiravo fuori. Cioè, la televisione, andiamo alla pubblicità. Questo non mi chiamano più in televisione. Vabbè, dopo lo faccio vedere. Vabbè, poi glielo passo. Poi per non più dire. C'è quella canzone, secondo me non fa soltanto i ponghi, ma poi fa dei nomi nelle canzoni, è un delatore, no? C'è questo suo nuovo singolo nell'album nuovo che si chiama Cenere, dove lui fa tutta una serie di nomi. Ma devo fare quella? No, possiamo anche stare qui a parlare di no, tanto, però fare... che... non lo so, ma... No, voglio sapere perché questa canzone si chiama Cenere. Ah, non lo faccio, lo faccio. Vai, vai, tutto quanto e più. Qualcosa insieme, come fanno le signore? No, non so multitasking io. Sono applicazioni vecchie, vai, dimmi. Perché allora, il testo parla di quella che non è così, di quell'altra che non è così, quello che non è così. È una fiction? Sono personaggi pongati, reali? È la fantasia che ha preso il suo Roberto sulla realtà? Sono minacce? No, sono pretesti. Perché devi continuare per arrivare a un punto, cioè sono passaggi che portano comunque una riflessione, non è che ho fatto dei nomi che possono essere veri, falsi, non è importanza. Che ho fatto appunto. I nomi e quindi una riflessione. È una riflessione che porta poi a una conseguenza, cioè a una riflessione. Fare quei nomi porta a una. Come sembri fiorito, stai anche gira attorno a tutta la massa senza dire. No, no, sentiamo la canzone. Sentiamo la canzone. Cenere, due versioni in questo disco. Sembro fiorito quello. No, pensavo se sembro fiorito che sta. Non capivo. Sembri tranquillo. Scusa, ma hai detto questo tempo qua, non so proprio cosa. Puoi alzare già
la chitarra. Fantastico, grazie, mi fai entrare di più nel mondo. Grazie. È meravigliosa. Non sarà mai più come prima, caro, ma no. Lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei viene alla giornata, vale invece no, invece no. Non me l'ha mai perdonata, che un cuore io non ho. Solamente i titoli di coda e amore tu sei solo parte di una scena che è stata tagliata. Chi spegne il fuoco che dilaga in me non troverà nessuno. Nessun sottovestite. Chi spegne il fuoco che dilaga in me non troverà nient'altro che cenere. E Silvia mi odia. Io lo leggo negli occhi quando la incontro per strada. Di tutto per non salutarmi, che un cuore io non ho più. Vedo solamente i titoli di coda e amore tu. Sei solo parte di una scena che è stata tagliata. Ancora.